ragazzi, io sono Clay e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi è arrivato un pacco da Amazon che mia mamma ha ordinato. Adesso vi faccio vedere che cos'è. Aspettate. Guardate, è grandissimo, non so neppure che cosa c'è dentro. Mia mamma ha detto, c'è una cosa che ho ordinato su Amazon, però non te lo posso dire perché è una sorpresa. Infatti adesso è arrivato, ero molto curiosa e adesso posso aprirlo insieme a voi. Apriamo. Che roba è? C'è carta. C'è carta qui. Ma si vede una roba. No! È il laboratorio di Crayola! Che bello! È grandissimo! Poi c'è un altro pacco. Però non so perché, ma è piccolissimo. Questa è la ricarica e qui c'è il laboratorio insieme ai coloranti e tutto. Qui devo inventare i miei colori o creo i pennarelli, cioè dove c'è scritto tipo così, vedete. Dopo apriamo, questo è l'interno, ma io voglio aprire prima il laboratorio. Ok, mettiamo via le forbici. Poi disegniamo il pacchino, alziamo questo e zac zac! Wow! I coloranti, bellissimi, è fucsia, giallo e blu e bianco. Quello bianco mi ha sorpreso. Ah, si monta per schiacciare il coso, ok. Questo qui l'ho già visto su YouTube, però è super bello. Guardate, qui c'è la ricarica dove si colora. E non so dove siano le punte. Ah, eccole qui sotto. Queste sono le punte. Allora, poi abbiamo proprio il laboratorio intero. E qui abbiamo i fumetti per fare le istruzioni. Togliamo lo scatolone prima di tutto. Dopo dobbiamo aprire qui. Wow! Dopo che abbiamo aperto, leggiamo il manuale. Poi, allora, questa cosa si può, non so se si può colorare, ma qui si mettono i pennarelli. Io li voglio portare a scuola, perciò li metterò ovviamente qui dentro, così ho i pennarelli Crayola. Poi ce n'è un altro pacchetto, bellissimo. Poi le etichette dei colori, ovviamente, sennò come facciamo a capire i colori? E poi abbiamo questo manuale. Allora, ho letto il manuale e qui si deve togliere, però non so come si deve togliere. Prova a spingere. L'ho rotto, vabbè. Lasciamolo così, com'è. Così, facciamo. E dove sono quella roba? Poi ho trovato questa cosa che combaciano perfettamente a così. Bene. Qui abbiamo i coloranti da mettere dentro. Così le mine, cioè queste, le mettiamo dentro con la pinzetta. E dopo piano piano si colorano. Dopo abbiamo colorato il tutto, si mette dentro una base con il tappino per chiudere sotto. Con questo dobbiamo montarlo e dopo dovremo vedere, cioè qui il manuale dei colori, che colori potremmo fare. O se no li potrei anche inventare. Perciò iniziamo. Le forbici sono qui. 1, 2, 3. Olè. Oh my god. Innanzitutto dobbiamo aprire anche questo, se no non possiamo creare i nostri pennarelli. Qui c'è il tappo e un altro tappo non ci serve. Il contenitore, la mina, e non sta in piedi ma vabbè. E ci serve il tappino e la punta, ovviamente, che è giù. Preso il tappino, lasciamolo qui. Perfetto.
Innanzitutto vorrei creare un colore di questo e dopo creo il mio colore. Faccio il colore viola. Io non sono proprio sicura, però prima ho notato che qui c'è rosso più blu. Perciò devo mettere ovviamente prima il rosso e poi il blu, come avevo fatto io. Devo fare 6 gocce di non so cosa, però provo con il rosso e 9 gocce con il blu. Facciamo. Perciò mettiamo prima il colorante rosso di 6 gocce. Ok, aspettate. Ok. E dopo aggiungo il blu. Apriamo e aggiungo 9, fino al 9. Ok, manca pochissimo. Fatto. Vediamo un po'. Ho messo un po' più di blu, però va bene. Intanto dobbiamo fare un colore, voglio fare una piccola prova. Prendiamo le pinze e mettiamo la mina. Prendiamo la mina e la mettiamo qui dentro. Olè. La mina va giù e il colore sale su. E dobbiamo aspettare un pochino. Eccolo lì. Il colore sta salendo. Benissimo. Sale molto velocemente, però io credevo che saliva un pochino più piano, però vabbè, aspettiamo ancora un po'. È già pronto e ora dobbiamo metterlo dentro. Spero di non sporcare tutto. Ok, si è attaccato. Aspettate, tac, senza sporcare niente. Portiamola da questa parte e mettiamo tutto all'interno, così. Poi devo mettere il tappino. Mettiamo questo all'interno, così, così, e clicchiamo uno e basta. Sì, uno e basta. Così va bene. Poi devo mettere la puntina. La punta deve toccare il colore, così poi la punta si colora. Mettiamo il tappo, così. E mettiamolo qui, così aspettiamo. Prima di fare il prossimo vorrei provare, che è già tutto pronto, il pennarello che abbiamo fatto. No, è blu! Vabbè, almeno abbiamo fatto un colore. Intanto volevo fare un altro. Voglio fare l'arancione di qua. Iniziamo con il giallo, che servono fino a 11. Metto fino all'11. Un po' difficile perché sono un po' duri. Mettiamo 4 di rosso fino a 15. Ok, fatto. Abbiamo fatto l'arancione, adesso mettiamo la mina. Eccola qui, con questo e il coperchio e la puntina. Ecco qui, con la mina andiamo a inserire qui dentro. Olè. Giù. Vai giù e si sta colorando, bellissimo. Guardate, il liquido va giù e il colore sale su perché lo sta assorbendo. Poi fatto tutto, poi andiamo a metterlo dentro il contenitore. Aspettiamo. Che bellissimo. Ok, direi che è già fatto. Prendiamo, mettiamo così.
E poi aggiungiamo all'interno. Facciamo con le dita, va. Ok, fatto. Prendiamo questo e lo inseriamo all'interno. Dopo mettiamolo qui e... uno. Ecco qui. Fatto. E poi mettiamo questo all'interno. Ok. Poi mettiamo il coperchio che ho dimenticato di prendere. E... così. Arancione! E dobbiamo aspettare che si colori la punta. Aspettiamo. Ora proviamo l'arancione che è già tutto pieno e scriviamo. Oh sì, evviva, è proprio arancione, bellissimo. Ragazzi, vi consiglio di comprare il laboratorio dei pennarelli Crayola perché è così bello, trovate il link in descrizione qui sotto. È già pronto, vedete che la punta è bellissima. Ok, abbiamo il verde e scriviamo. Oh sì, è bellissimo. Io sono Chloe. Ora devo mettere le etichette, sennò non riesco a capire che pennarelli sono. E con il pennarello devo scrivere. Arancia, colore arancia, perfetto, metto così, verde, fatto, ok, verde, non vedo l'ora di portarlo a scuola, così i miei compagni lo vedranno e saranno così contenti che comprano anche loro il laboratorio dei pennarelli Crayola. Vediamo questo, oh sì, si è già riempito. Facciamo. Oh sì, io sono Chloe. È viola. È marrone! Sembra marrone. Però vabbè. Eccolo qui. E uno, poi due e tre. Ok, è viola. Giallo. Chiarissimissimissimissimo. Ok, così va bene. Ok, e mettiamo quello bianco. E mettiamo tantissimo bianco. Ok, e ora mettiamo la mia. Così. Ok, è ufficialmente pronto, quindi prendiamolo. Ok. Oh, che bello! Ok. No, la puntina no. Ok, e uno, due, tre. Fatto! Ora mettiamo la puntina all'interno. Scrivo Chloe. Ecco qui. Non so se si vede. Però è bellissimo. Qui in questa scatola si può mettere tutto quello che vogliamo. Cioè i coloranti qui, uno qui, poi uno qui, poi uno qui, il bianco qui. Poi questo qui lo mettiamo qui. Questo qui li possiamo rimontare. Un pochino. Olè. Abbiamo montato tutto. Andiamo dentro i pennarellini. Così. Così chiudiamo questo. Poi chiudiamo questa e questo che non so come si vede. Abbiamo finito. Vediamo il video, è davvero molto bellissimo. Potrei creare pennarelli per tutto il giorno, perciò compratelo perché questo laboratorio è fichissimo. E grazie infinitamente per i 2000 iscritti. Noi ci vediamo alla prossima con una nuovissima avventura. Ciao! Wow!